Ciao ragazzi e bentornati sul canale del coach. Oggi vediamo che tipo di esercizi inserire prima che inizi la tua scheda per i glutei e le gambe. Fidati, sono quegli esercizi chiamati di isolamento che ti permettono di andare a massimizzare appunto il risultato quando poi fai i tuoi allenamenti o i tuoi programmi, le tue schede con il carico aggiunto. Quindi se sei pronto, iniziamo! Ciao ciao! Dicevamo ragazzi, questi qua sono quattro esercizi da fare con un elastico. Ci sono diverse tipologie di elastico, di resistenze. Se per caso ne hai bisogno di qualcuno, non sai che cosa prende, fammi una domanda giù nella descrizione, proverò a risponderti. Dopodiché ragazzi, questi quattro esercizi, come stai vedendo, sono quattro esercizi che ti danno la possibilità di andare, appunto come dicevo all'inizio, di massimizzare il tuo risultato. Fidati, questi qua sono quei metodi, quei piccoli protocolli che si possono inserire all'interno di una buona programmazione per andare proprio a migliorare questa parte dei glutei. Come vedete sono esercizi che cercano di andare proprio a focalizzare quella zona e quindi a preparare, quindi a cercare di rimanere proprio concentrato a fluire più sangue possibile su questa zona. E dopodiché fatto questi esercizi, alla fine puoi andare a inserire un tuo programma, quindi che sia il back squat, che sia il front squat, che siano gli affondi, quindi qualcosa che poi va comunque a condizionare in maniera efficiente questa zona. Ok ragazzi, questi erano dei semplici consigli che volevo darti per andare a massimizzare il tuo risultato. Se hai bisogno di qualche altro esercizio, se ti piacciono questo genere di consigli veloci, fammelo sapere scrivendo sotto. Se ti piace il canale, cosa devi fare? Lascia un bel mi piace o al massimo ti iscrivi al canale. Grazie di essere stato qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!